ciao, finalmente. Guarda chi ti ho portato. C'è un principe qui. Il principe Alberto di Monaco. No, non è male cominciare così la puntata. Guarda un po'. Come saremmo stati insieme? Belli. Come sarebbero stati insieme? Come Ma perché ci siete stati insieme? Vieni, no, dico come saremmo, nel senso, metti caso che io fossi diventata principessa, non sarei stata tanto male. Come la vedreste? C'ha le physique du role, ce l'ha. Ok, vieni con me che ci devi raccontare, ci devi raccontare tutto. Buonasera. Ok, allora Patrizia, il tuo podio della vita, quindi vuol dire insomma le persone, gli incontri che hanno inciso di più, no, sulla tua vita, su quello che sei, sugli snodi, sui sliding doors della vita. Alberto di Monaco. È stata una bella sliding doors, nel senso che io ero a Venezia con degli amici, invitata a una bellissima festa che era tribute to Ingrid Bergman, e mi trovo praticamente faccia a faccia con lui, io ho un tavolo, lui ha quello di fronte, e ci siamo fittiati, come si dice a Napoli, fittiati. Si dice così, per dire che uno, quando uno si guarda molto intensamente, a Napoli si dice così, e ci siamo guardati tutta la serata. Guarda caso i casi della vita, subito dopo io capito in gondola con lui e Liza Minnelli. Capito? Che mica sorpresa di tutti i giorni. Capita in gondola Liza con Alberto di Monaco e Liza Minnelli. Come siete capitati in gondola insieme? Perché questa cena era fatta così: prima c'era la cena, poi c'era una gondolata per tutti gli ospiti, che erano circa 200 persone, quindi 30 gondole, anche di più, e in ogni gondola c'erano 6-7 persone che partivano per fare il giro di Venezia, che finiva poi in una discoteca fino alle 3-4 del mattino. Io ero ragazza, ero giovane, ero una giovane donna, quindi avevo voglia di divertirmi, e ho fatto la serata piena fino alla fine, perché dopo questa gondolata, dove abbiamo cantato canzoni napoletane, aspetta. No, perché vi è solo un caso. Io vado subito. È solo un caso che sia capitata sulla gondola Alberto solo di Monaco. Caso. Dopo tutte le lontananze, le fittiate della sera. Ma no, io credo può darsi che lui abbia chiesto di far venire in gondola anche me, potrebbe essere. Fatto sta che in gondola continuano le fittiate oppure proprio di più, cominciamo a parlare e cominciamo a raccontarci. Io gli racconto di me, che sono napoletana, che vivo a Roma, lui mi racconta di lui, che sapevo quasi tutto praticamente di lui, naturalmente, e così parlando siamo arrivati in questo, abbiamo cantato anche con Liza Minnelli, che voleva che io cantassi napoletano, quindi ho cantato le mie canzoni, quelle che mi ha insegnato la mia mamma, che spesso canto, antiche napoletane. E mentre cantavi guardavi il principe, certo, e lui ti guardava e lui mi guardava, quindi continuava tutta è continuata questa fittiata, come questa diciamo fittiata. Questo sguardo Guillermo subito, e poi noi siamo andati in discoteca, e dopodiché io sono andata via, perché io non sono una che, cioè, io amo essere corteggiata, credo che ogni donna dovrebbe essere corteggiata prima di poter far sentire il suo profumo. E poi quindi dopo mi ha chiesto in discoteca, dopo che abbiamo ballato e siamo diventati molto amiche anche con Liza, se il giorno dopo potessimo incontrarci. Gli ho dato naturalmente il mio contatto, dove ero in albergo. Il giorno dopo, quindi. E il giorno dopo dovevamo incontrarci, lui non è venuto. Ha dato buca. Non è venuto, ma ha dato buca. No, vi giuro, ragazzi, è stato scioccante. Perché io dicevo, adesso vabbè, ci incontriamo, è fatta, no? Mi corteggerà. Non è venuto. Al che ho detto, vabbè, è finita così, non c'erano i cellulari, perché stiamo parlando di molti anni fa. Quindi ho detto, vabbè, è stato un strano caso del destino, ma giusto che sia così, vado avanti nella mia vita. Quindi, invece, il giorno dopo, ci siamo stati invitati a un altro pranzo, a colazione, e lui dove era seduto? Alla mia destra. Ma è casuale, naturalmente. Casuale. Seduti accanto. Fortuna. E quello è stato un momento in cui lui mi ha detto mi ha fatto uno dei complimenti più belli che abbia mai avuto nella mia vita, perché mi ha guardata e mi ha detto, ti prego sorridi perché mi ricordi la mia mamma. Stavo svenendo, stiamo parlando di Grace Kelly, ragazzi. Grazie. Cioè, è stato il complimento più bello che abbia mai potuto avere nella mia vita. Quindi era un corteggiamento, chiaramente. È stato un corteggiamento che è durato almeno un annetto, finché non sono uscite delle mie foto in déshabillé, che lui non ha gradito, perché per lui in quel momento non era la cosa giusta da fare, cioè non poteva frequentare una persona, mi ha chiamata sexy star, che mi ha un po' offeso in quel momento, perché ha detto, sai, io non posso frequentare una sexy star, che forse magari in francese la sexy star non è offensivo. Io l'ho trovato un po' offensivo, perché ormai ci conoscevamo, sono stata a Monte Carlo da lui, lui ha capito da che famiglia provenivo, io ho parlato del mio papà, della mia mamma,
tutto gli ho raccontato. Quindi quel momento, quando uscirono queste foto, sì, mi è sembrato un po' brutto. Un po' brutto essere definiti sexy cosa, star. Sì, sì. Ma quell'anno com'era stato? Cioè... Bello, non ci siamo visti molto perché io ero a Roma a lavorare spesso. Lavoravo tra l'altro in quel periodo anche con Proietti in Club 92. Proprio in questo studio. Ah sì, qui sì, lo studio. Proprio uno. In questo studio. Quindi io ero molto impegnata col lavoro e lui è molto impegnato a Parigi perché il suo ruolo di principe lo porta in tutto il mondo, soprattutto a Parigi dove vive. Quindi ci siamo visti, io ho presentato un mio film che si chiamava Dance Music a Parigi, lui mi ha invitata, mi è venuto a prendere per la seconda volta, la prima volta venne a prendermi a Nizza, la seconda a Parigi e mi portò a mangiare in uno dei ristoranti più carini e lì la nostra storia è cominciata e proseguita per un po'. Ah, quindi c'è stata una storia vera. Tutti gli effetti, sì, vera. Sì, vera. Nei momenti in cui ti hanno offerto di fare una copertina sexy, non hai pensato, io ho una storia col principe e adesso forse è meglio che ci pensi? Mi piace questa domanda perché chiarisco. Queste foto le avevo fatte addirittura un anno prima che uscissero. Ah. E quindi io non mi aspettavo che uscissero proprio in quel momento, perché ho cominciato a frequentarlo mesi dopo aver fatto le foto e proprio quando ho cominciato la mia frequentazione con Alberto, 9-10 mesi dopo, hanno fatto uscire le foto, quindi proprio è stata una c'è cosa... un nesso. No, c'è sicuramente un nesso. Beh, di quello non c'è dubbio. Ma come lascia un principe? Cioè, ti ha telefonato? Al telefono mi ha lasciato. Al telefono. Però poi devo ammettere che è stato molto più principesco dopo, perché ci siamo visti in altre occasioni ufficiali. Lui è stato molto carino e curioso della mia vita. Cioè, effettivamente voleva sapere che cosa stessi facendo, come ero, se ero felice, faceva i complimenti della mia vita. E nei suoi occhi ha visto qualcosa ancora? Sì, qualcosa. Devo ammettere che è sempre stato molto affettuoso con me. Ah. Ho visto molta dolcezza nei miei confronti. Sì. Non ti ha dimenticato, insomma. La seconda persona che metti sul podio è l'indimenticabile Corrado Mantoni, un maestro per tutti noi, tra l'altro. Tutti noi. Beh, Corrado per me è sempre stato l'uomo, il divo, l'uomo proprio, l'uomo che mi ha insegnato tutto quello che io so. Nel bene e nel male, ma soprattutto nel bene, lui è stato quello che mi ha dato la disciplina nel mio lavoro e mi ha fatto il primo, veramente... la prima partaccia, perché quando arrivai al Delle Vittorie per registrare la sigla di Bang, che era il mio primo debutto televisivo, io ero piccola, avevo appena compiuto 18 anni, lui mi vide che entrai in studio, non saluta nessuno, andrai dritto al centro, dice sono pronta, se il regista vuole io può far partire la base, sono pronta per... Lui mi chiamò, scusa Patrizia, puoi venire un momento? Allora io sono andata dietro le quinte e lui mi disse, Patrizia, ma tu sai cosa hai fatto adesso? Dico, no, cosa ho fatto adesso? Beh, ti sei comportata davvero cafona. Io ho detto, che ho fatto? Io non ho fatto niente di male. No, tu sei entrata in studio e non hai salutato. Tutte le persone, i cameraman, le sarte, tutti quelli che ci sono intorno a te. Non hai salutato nessuno, sei venuta sparata qui, hai salutato solo me. Beh, devi sapere che loro, e dico questo anche per loro che mi stanno inquadrando adesso, sono quelli che ti daranno successo se vogliono. Beh, questo... mitico. Un grande insegnamento, sì. Forse la cosa più importante del segnato, sì. Cioè il rispetto degli altri. Mi ha insegnato a essere rispettosa e soprattutto modesta, semplice, umana e chiaramente salutare prima tutti. Io mi spiace che non ho potuto salutare voi, però di solito quando entro in studio saluto sempre tutti, certo, con molto amore, perché per me il pubblico è il re della mia vita. È così. Tu in quel momento avevi già fatto qualcosa con Peppino Di Capri? Sì, avevo fatto una piccola cosa, Odeon, sì, sì, l'angelo delle sue canzoni, sì. Mi ricordo questo momento drammatico, perché io piccolissima, minorenne, venni messa sulla chiesetta della piazzetta di Capri, con un freddo che non sai, mezza nuda, e facevo l'angelo delle sue canzoni con questa lucetta così, ma veramente è stato... Però Peppino Di Capri quello. È stato veramente, sì, un altro che... Lui è stato quello che veramente si è accorto di me, che tra mille ragazze ha scelto me... E da allora è iniziata la mia carriera, perché lui mi portò a Roma, mi presentò anche dei discografici e io ho iniziato a cantare. Ma guarda, di tanti uomini, proprio 30 secondi su due donne. Sì, volentieri. Due donne che con te hanno avuto un confronto acceso, no? Credo. Sì. Una è Ombretta Colli. Sì. Che è successo con Ombretta Colli? È successo una tensione molto forte che però non chiarimmo. A teatro facemmo A che servono gli uomini. Un altro grande uomo che mi ha aiutato tanto nella mia carriera è stato Pietro Garinei del Sistina. Dimenticato anche lui. Sempre. Allora, venni scelta per fare la coprotagonista con Ombretta Colli, musiche di Giorgio Gaber, con Massimo Ghini e Stefano Santospago, e andammo in una lunga tournée, perché all'epoca le tournée duravano 6 mesi. A un certo punto io vedo che lei manco mi saluta.
non c'è più rapporto. Anche una sera entro in camerino da lei e dico: scusa, ma perché ti sto sulle scatole? Mi fai capire? E lei mi ha detto: no, ma perché pensavo che tu te la tirassi, pensavo che tu fossi troppo altezzosa. Molta gente pensa di me che io sia altezzosa, io sono la persona più semplice del mondo e quindi mi fa piacere parlare anche di momenti magari meno facili. Quindi con anche delle lei donne. Ti aveva visto come una che detto, tra virgolette se la tirava, come si dice. Mi vedono così, ma io non lo sono per niente, sappiatelo, sono la persona più semplice del mondo. Confermo. Tu lo sai. Lo so. E Nancy Brilli invece, niente, ma non sei riuscita amiche, a poi ricucire. Abbiamo avuto dei problemi, ma niente di grave, siamo rimaste tuttora amiche. Cioè ah, siete amiche con Nancy? Sì, certo, c'è stato un momento di tensione perché io, lei mi raccontò un fatto un po' privato che io non sapevo non dover dire, lo raccontai, si creò un po' di tensione, ma sono cose che passano. Acqua passata. Acqua passata. Sul podio c'è Massimo Troisi, il grandissimo Massimo Troisi. Massimo, il grande Massimo. Poeta, oltre che un attore. Un grande poeta napoletano. È un poeta. Il nostro Maradona del cinema, lo chiamerei. Sì. Cioè, Maradona è stato il più grande calciatore. Massimo Troisi, secondo me, scusate se lo dico, ma è stato il più grande attore napoletano. Cioè, uno dei più grandi sicuramente. Di tutti noi. Sì, sì. Ma perché lo metti sul podio? Cioè, quanto ha inciso questo incontro nella tua vita? Guarda, non ne ho mai parlato, forse è la prima volta che ne parlo in televisione da te, perché tra noi c'è stato un feeling che in realtà non è mai sbocciato. Cioè, lui mi corteggiò, noi abitavamo di fronte con Renzo Arbore, Massimo Troisi, avevamo tutte case una attaccata all'altra. Lui mi corteggiò, mi diede un bacio, ma io mi ritrassi un po', perché c'era un problema. Il fatto che lui parlasse sempre napoletano, no? Oh, Patri, quanto sei bella, Patri, ma come sei simpatica. Allora, all'inizio io di un corteggiamento mi piace un po' più andarci cauta, invece lui fu un po' immediato. E allora io in quel momento dissi: Massimo, ci dobbiamo vedere un'altra volta. Poi le case della vita non ci siamo rivisti più, però fu molto dolce, delicato e tenero con me, mi fece un sacco di complimenti e mi corteggiò anche lui. E cosa ti è rimasto? Molto corteggiata da ragazza. Mi è rimasto. Penso anche adesso, tu c'hai un nuovo amore ora. C'ho un nuovo amore da 6 anni. Come si chiama? Non te lo dico, manco morta. No, dai. Mister X. Mister Chi leggerà il libro saprà che si chiama Mister X. Che non è Elon Musk, Mister X. Mister no. X perché... Ti ricordi Sex and Decise? Anche lei non lo chiama mai. Ecco, perché ho deciso che non voglio far sapere chi è questo mio compagno per tenermi qualcosa per me. Spero che la gente apprezzerà. Ormai è tutto condiviso. Io condivido tutto della mia vita, veramente. Però questa parte della mia vita la vorrei tenere per me. Senti, dice io condivido tutto di me. Con questo libro condividi, tu hai avuto due dolori, quelli che si sanno, poi due dolori atroci. È inimmaginabile pensare come si possano affrontare la perdita di un fratello e la perdita di mio figlio, di un figlio. Riccardo, sì, appena nato. Credo che quello sia la cosa che mi ha segnata di più, nel senso che fortunatamente è un carattere molto solare, però in quel momento io sinceramente avevo voglia di morire. Non avevo più voglia di vivere, avevo pensato di non svegliarmi più, non sorridere più, di non fare più nulla perché mi sentivo senza forze. Sai quei dolori che ti tolgono tutte le energie? Poi mio marito ebbe la bella idea di portarmi in Irlanda, che è uno dei posti più tristi del mondo. Ancora di più la mia tristezza e la mia depressione mi prese l'anima. Mi successe una cosa stranissima, che mentre camminavo a Waterford con lui mano nella mano, ma ero veramente molto giù, molto triste, vidi un uomo che mi veniva incontro, barbuto, con la barba lunga, bianca, i capelli lunghi, un bellissimo uomo anziano, vecchio direi, che mi guardò e mi fece così, un occhiolino. Una cosa strana, curiosa, dissi: Pietro, guarda, quello lì mi è passato vicino, mi ha fatto un occhiolino, girati, guardiamolo. Ci siamo girati e non c'era più. Non era mai esistito, probabilmente. Però io ti giuro, Marco, che l'ho visto e da quel momento della mia vita mi è venuta una voglia di vivere. È come se quell'angelo, non so, quell'essere, non so come posso giudicare, come dire, quella persona mi avesse con quell'occhiolino ridato tutta la mia voglia di vivere e ho pensato, sai che c'è Pietro? Noi lo faremo un altro figlio, noi ce la faremo a diventare genitori. E da quel momento in poi credo in Dio naturalmente. Avevi bisogno di qualcosa, di un click, di un qualcosa. Io credo che sia stato facesse. Una specie di angelo, qualcuno che mi è venuto accanto e mi ha sorriso per dirmi: vai, ricomincia a vivere, basta con questi piagnistei, vai, vai.
E lì condividi tutti. Tutto. Il modo di affrontare. Tutto. Allora, io ho scritto questo libro per un motivo. Ho scelto di sorridere non perché io sia deficiente. Ho scelto di sorridere perché ci sono i momenti più difficili nella vita in cui bisogna pensare che domani è un altro giorno e arrivano delle piccole cose che, se ve ne accorgete, sono importanti. Cioè, delle piccole... piccoli miracoli che non vi aspettate e che vi cambiano la giornata, vi cambiano l'essenza della vostra vita. Hai aperto il tuo cuore in questo libro. La mia anima e la tua anima. E il mio cuore.